Alcamo, due arresti per reati vari. Braccio di ferro tra il comune di Mazara e la regione sul depuratore. Mazara ha presentato una mozione sul piano regolatore della città. Il comune di Mazara aderisce all'iniziativa Try Esco Energy. Conclusa la visita in Sicilia dell'ambasciatore algerino Marif. Tappa a Campobello della 25esima edizione del Giro di Sicilia. Benvenuti a questa nuova edizione del TG8 Informazione. In vista dell'arrivo della stagione estiva, le forze dell'ordine intensificano i controlli nelle località balneari della provincia. E proprio ieri i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno tratto in arresto un giovane fuggito a un posto di blocco e in possesso di hashish. Il servizio. Durante la tarda serata di ieri, nell'ambito di un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione e repressione dei reati, una pattuglia della locale stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo, diretta dal maresciallo Luigi Gargaro e impegnata in un controllo alla circolazione stradale, ha intimato l'alt ad un'autovettura proveniente dalla bretella autostradale che collega Castellammare del Golfo con la A29. Alla vista della paletta, il conducente della Fiat Grande Punto ha effettuato una manovra repentina per forzare il posto di controllo lanciandosi in una pericolosa fuga in mezzo al traffico ed imboccando addirittura alcune strade in senso contrario. Dopo alcune centinaia di metri, la folle corsa è stata arrestata dai carabinieri che si erano immediatamente posti all'inseguimento. Il fuggitivo, tale Gianfranco Turano, castellammarese classe 1989, è stato dunque bloccato e fatto scendere dal veicolo. Con l'ausilio di una pattuglia di rinforzo giunta sul posto, i carabinieri hanno recuperato un involucro che lo stesso aveva lanciato dal finestrino durante la fuga, contenente un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa. Il giovane, quindi, è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Informato dei fatti, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Trapani, il sostituto procuratore dottor Andrea Norzi, ha disposto la restrizione dell'arrestato presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida. Prima minaccia il vicino di casa non gradito e poi gli incendia l'auto. È successo ad Alcamo, dove la polizia ha arrestato un pluripregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari. Sentiamo. Aveva preannunciato le sue dolose intenzioni minacciando un vicino di casa di dare alle fiamme un bene di sua proprietà se non avesse abbandonato il quartiere. Un foglio di via dal villaggio regionale immediatamente esecutivo, quello che il noto sorvegliato speciale di pubblica sicurezza Gaspare Di Benedetto, pluripregiudicato originario di Partinico, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva emesso nei confronti di un altro alcamese risultato non gradito. La sanzione annunciata a fronte della riscontrata inottemperanza dell'ordine non si era fatta attendere. Proprio mentre il malcapitato, allontanatosi dopo un diverbio con il Di Benedetto, stava rientrando presso l'abitazione, aveva trovato l'auto avvolta dalle fiamme. L'episodio incendiario era stato colorito da una espressione di sfida lanciata alla vittima dal pregiudicato che era stato visto rientrare velocemente nell'abitazione in cui scontava la misura cautelare. Immediato l'intervento di una pattuglia del commissariato, la cui sala operativa era stata contattata dalla vittima. Domate le fiamme, gli agenti hanno ricostruito l'accaduto rintracciando in casa il Di Benedetto, arrestato una settimana prima per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. Ne è nata nel cuore della notte una minuziosa attività di indagine, all'esito della quale il Di Benedetto è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di danneggiamento seguito da incendio, violenza privata ed evasione dalla misura degli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito, il Di Benedetto è stato tradotto presso la casa circondariale San Giuliano di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Questa mattina a Castelvetrano si è tenuta la manifestazione dal titolo Vivi la vita. Il raduno dei partecipanti è avvenuto davanti la sede del liceo scientifico Michele Cipolla. Da lì si è dipanato il corteo per le vie della città che si è concluso nel sistema delle piazze.
La manifestazione patrocinata dal Comune è stata fortemente voluta dal signor Matteo Falsitta, papà di Alessandro, il giovane morto suicida qualche settimana fa, non solo per ricordare il figlio, ma per invitare a riflettere sul valore della vita, e per questo motivo sono state coinvolte scuole, parrocchie e associazioni di volontariato della città. Palermo, la salma del giudice Giovanni Falcone è traslata nel Pantheon dei Siciliani Illustri. Vediamo. A pochi giorni dall'anniversario della strage mafiosa di Capaci si è tenuta la cerimonia di estumulazione e traslazione della salma di Giovanni Falcone. Dal cimitero di Sant'Orsola, le spoglie del magistrato, ucciso dalla mafia nel 1992, sono state trasportate alla chiesa di San Domenico a Palermo, il Pantheon dei Siciliani Illustri, dove d'ora in poi riposerà. La traslazione è avvenuta dopo una breve cerimonia con la benedizione del feretro nel cimitero, alla quale hanno preso parte i nipoti di Falcone, Vincenzo e Claudio Di Fresco. Ad attendere la bara in chiesa, invece, c'erano le sorelle Maria ed Anna Falcone, insieme ad altri familiari del giudice. Le operazioni di estumulazione e di traslazione nel nuovo sepolcro realizzato recentemente all'interno della chiesa di San Domenico sono state curate dal personale della Fondazione Camposanto di Santo Spirito. A coordinare tutte le operazioni è stato il vicepresidente della Fondazione, l'avvocato Francesco Paolo De Simone Policarpo. De Simone, nell'esprimere lode e onore alla personalità dell'uomo e magistrato Giovanni Falcone, ha manifestato ulteriore auspicio che il diluito testamento morale, scolpito nella celeberrima frase «Gli uomini passano, ma le idee restano continuando a camminare sulle gambe di altri uomini», possa costituire un monito alle nuove generazioni a fare la loro parte per migliorare la società. Molto volentieri, ha aggiunto il vicepresidente, abbiamo messo a disposizione della famiglia le nostre competenze e maestranze, affinché un momento così importante avvenisse nel modo più dignitoso possibile. Anche per esprimere il sentimento dei tantissimi visitatori del Camposanto, che ogni giorno non hanno mai fatto mancare i fiori freschi alla tomba del magistrato. Al cimitero, il sarcofago con le spoglie del magistrato è stato benedetto da Don Vincenzo Talluto, rettore della venerabile compagnia di Sant'Orsola. La salma di Giovanni Falcone è stata accompagnata lungo il percorso dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e dai soci palermitani del Motoclub Polizia di Stato. La nuova sepoltura di Giovanni Falcone sarà visitabile dal prossimo 23 giugno, quando sarà ufficialmente inaugurata con una solenne celebrazione. Il sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, l'avvocato Felice Errante, rende noto che è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza nella frazione di Triscina di Selinunte. In considerazione del taglio di oltre 450 sportelli Poste Italiane su tutto il territorio nazionale, risultava di difficile applicazione l'apertura di un ufficio nella borgata. Da qui l'idea dell'amministrazione, che ha deciso di mettere a disposizione dei locali di propria pertinenza che si trovano nella via del Mediterraneo per realizzare attraverso un operatore privato il servizio postale, con la possibilità di pagare utenze, spedire raccomandate, tutti quei servizi normalmente forniti da un ufficio postale. Braccio di ferro fra il comune di Mazara e la regione sullo scarico a mare delle acque trattate dal depuratore di Contrada Boccarena. L'amministrazione comunale ha deciso di ricorrere al TAR. Sentiamo. Il comune non ci sta. La revoca dell'autorizzazione dello scarico a mare delle acque reflue trattate dal depuratore di Contrada Boccarena ad opera del dirigente generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti della Regione Siciliana Domenico Armenio non va giù all'amministrazione comunale, che si oppone. Con l'ordinanza numero 90 del 3 giugno scorso, pubblicata sul sito del comune, il sindaco Nicola Crisaldi ha deciso di fare ricorso al TAR contro la decisione della regione. Ha affidato il compito all'avvocato dell'ente Epifanio Giglio e all'avvocato Francesco Emanuele Muscolino, esperto del sindaco per i problemi giuridici. Il provvedimento della regione sarebbe stato adottato in quanto il comune non avrebbe ottemperato ad alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'11 settembre 2014. In questi mesi il comune non avrebbe ottemperato agli obblighi che erano stati evidenziati dall'ARPA in base a dei controlli che sarebbero stati effettuati da ottobre a dicembre 2014 e dei quali sarebbe emerso, fra l'altro, che il depuratore presentava un misuratore di portata in ingresso ma non in uscita e che la filtrazione non era in funzione. Inoltre, i tecnici
tecnici dell'ARPA avrebbero accertato la presenza di odori molesti, che l'impianto non ha un processo ossidativo primario, la mancata disinfezione e la mancanza di barriere vegetali attorno al depuratore. In sostanza, una serie di problemi che avrebbero spinto la regione a revocare l'autorizzazione e a diffidare il comune a relazionare sullo stato della struttura che, ricordiamo, era stata inaugurata nel mese di marzo dello scorso anno. Diffida che reca la data del 14 gennaio scorso. Ma il comune non ha mai risposto alle sollecitazioni del dipartimento, motivo per il quale è scattata la revoca, anche se il depuratore continua regolarmente a funzionare malgrado tutto. Adesso il comune ha scelto l'aula del tribunale amministrativo per far valere le proprie ragioni. L'amministrazione comunale in più occasioni ha ribadito che l'impianto è perfettamente funzionante, tanto che il vice sindaco Silvano Bonanno, nella seduta del consiglio comunale del 29 aprile scorso, rispondendo ad una interrogazione sull'argomento, ha affermato: «Siamo in regola con i certificati chimici, visto quanto dice l'ARPA. È vero che l'assessorato ci ha revocato lo scarico, ma siamo andati a chiedere direttamente a Palermo la revoca della revoca. Il problema è sorto in quanto c'è stata una distrazione all'ufficio tecnico che ha mandato la documentazione inerente ad un periodo in cui non eravamo a norma, mentre veniva richiesta la documentazione aggiornata che dimostra che adesso lo siamo. Tuttavia, per il suo completamento attendiamo i 3 milioni di euro da parte della regione e le analisi dell'ARPA fatte lo scorso 27 aprile, aggiunse allora Bonanno, dimostrano il contrario di come molti cittadini notano. Per i cattivi odori mi sembra proprio che non ce ne siano perché l'avvenuto svuotamento del digestore evita i cattivi odori. A seguito di una seduta alla presenza del responsabile tecnico incaricato della progettazione del piano regolatore comunale, i componenti della terza commissione consiliare di Mazara hanno presentato una mozione sullo stato di attuazione del piano regolatore della città. Sentiamo di cosa si tratta. La terza commissione consiliare permanente Lavori Pubblici ed Urbanistica di Mazara ha presentato una mozione sullo stato di attuazione del piano regolatore comunale. La commissione, si legge nella nota, a seguito di varie sollecitazioni pervenute da parte di tecnici ed operatori del settore, ha ritenuto necessario affrontare la problematica riguardante il piano regolatore comunale in un'apposita seduta di commissione, avvenuta lo scorso 30 marzo e dalla quale ha partecipato l'architetto Bianca Asaro, responsabile del gruppo tecnico comunale incaricato alla stesura del piano. L'architetto Asaro ha illustrato lo stato di progettazione del piano, comunicando che i tecnici incaricati a suo tempo sono stati nel tempo trasferiti dai propri uffici per svolgere altre importanti funzioni affidate loro dal dirigente, rassicurando la stessa commissione comunque che il lavoro preparatorio fatto in precedenza è salvo e pronto per essere ripreso. L'architetto Asaro ha altresì comunicato che a seguito di una riunione con il sindaco si è stabilito per velocizzare l'iter di procedere con un incarico ad un professionista esterno al comune che possa affiancare la stessa responsabile nella stesura del piano attraverso un lavoro parallelo di consulenza. Nel corso della seduta della terza commissione è stato anche affrontato il problema riguardante il ritardo dell'iter di incarico conferito ad un gruppo di geologi che ritardano a presentare tutta la documentazione necessaria per la regolare e corretta stipula del contratto d'appalto aggiudicato. La commissione, ascoltata la relazione dell'architetto Asaro, rivolge un invito al signor sindaco affinché venga adottato ogni provvedimento necessario ad incentivare e velocizzare le procedure di attivazione del piano regolatore comunale, al fine di dotare la città di uno strumento urbanistico di vitale importanza, sia dal punto di vista territoriale che ambientale, ma soprattutto socio-economico. La Commissione ritiene che in un periodo difficile dal punto di vista economico, come quello che sta vivendo il nostro territorio, sarebbe di notevole aiuto per le aziende che vi risiedono e lavorano, ma anche per quegli imprenditori che intendono investire nel nostro territorio, avere a disposizione finalmente il piano regolatore generale.
Inizia oggi il progetto dell'ATS Sicilia In per la promozione dei prodotti agroalimentari siciliani in Polonia. 6 le aziende promotrici del progetto. Si tratta di aziende medio-piccole, produttrici di vino e prodotti tipici, dislocate tra Marsala, Petrosino e Siracusa, che hanno infatti messo su un'associazione temporanea di imprese per la promozione all'estero dei prodotti commercializzati con marchi di qualità riconosciuti da norme comunitarie quali IGT Terre Siciliane, DOC Sicilia, DOC Marsala e DOC Siracusa. La prima parte del progetto prevede l'arrivo in Sicilia di 15 buyers della Polonia che da oggi fino all'8 giugno visiteranno i territori di Marsala e Petrosino e le aziende interessate al progetto. Il lungo weekend dell'incoming inizia con un importante momento di presentazione del progetto Sicilian presso la cava storica di Santo Padre delle Perriere. Lì verranno degustati i vini e i prodotti tipici a cui i buyers sono interessati. A Mazara la pesca, nell'attuale scenario di crisi economica, rappresenta un settore fortemente penalizzato. In questo contesto, però, la chiave di volta potrebbe essere la ricerca. Sentiamo. La crisi della pesca sembra inarrestabile. La città più colpita è sicuramente Mazara, che è la prima marineria della Sicilia per numero di addetti, circa 4.000, e tra le maggiori in Italia, insieme a quella pugliese per numero di pescherecci d'altura, 121 di grossa stazza con licenza di strascico. Ma la crisi è palpabile. In Sicilia nel 2013, a fronte di 97 domande di demolizione cui sono legate le licenze di pesca, solo 9 battelli sono stati ricostruiti. A Mazara ne sono stati demoliti 28 e non è stato costruito nessun nuovo peschereccio. Ma c'è chi guarda avanti con l'aiuto della ricerca. A Mazara del Vallo si trova la sede del CNR, che si occupa di qualità e di tracciabilità delle specie mediterranee, mentre una nuova unità operativa di ricerca è stata inaugurata circa 2 anni fa a Capo Granitola, all'interno di un'antica tornara dismessa. Qui si sperimentano nuove tecnologie legate alla tracciabilità ed al controllo di qualità del pescato mediterraneo. Allo studio c'è anche il progetto del peschereccio del terzo millennio, un vascello modulare di nuova concezione che unisce risparmio energetico, selettività delle modalità di pesca, valorizzazione del pescato e tecnologie ICT. Perché adesso la sfida consiste in una pesca sostenibile e rispettosa della grande biodiversità mediterranea, dalla Spagna alle coste della Turchia, secondo i principi della Blue Economy, che si declinano in un progetto Le nuove rotte per la Blue Economy. Ma qual è la situazione della pesca oggi a Mazara del Vallo? I controlli imposti dalle nuove norme dell'Unione Europea, che sono entrate in vigore dal 1 gennaio di quest'anno con l'applicazione delle nuove disposizioni della Comunità Europea, renderanno sempre più complessa e controllata la vita a bordo. Dopo la Blue Box, un sistema di controllo satellitare imposto alle navi da pesca, si parla già di introdurre l'installazione di telecamere per controllare gli stock di cattura ed evitare i rigetti in mare. Ed è sempre rovente la materia dei sequestri da parte delle motovedette tunisine e libiche. Il peschereccio Daniela L. è ancora bloccato e sequestrato al porto di Bengasi. Negli ultimi 30 anni, spiega Gioacchino Bono, tecnologo, ricercatore CNR a Mazara del Vallo, le tecniche di lavorazione a bordo del pescato non hanno subito alcun rinnovamento. Si rilevano ancora grosse difficoltà sul piano della tracciabilità dei prodotti ittici. In sostanza, il pescato mazarese è rimasto legato ai vecchi sistemi di pesca, che oggi non producono effetti economici come invece vorrebbe il mercato, a fronte anche del dispendio di energie e dei rischi legati al lavoro a bordo. Forse occorrerebbero dei corsi di formazione obbligatori per adeguare il lavoro dei marittimi ai moderni sistemi di pesca.
Il Museo della Civiltà Contadina di Campobello di Mazara sarà inserito nella rete museale Belicina, di cui fanno parte 11 comuni, i parchi archeologici di Selinunte, Cave di Cusa e di Segesta, la Fondazione Orestiadi di Gibellina, il CAM, l'itinerario culturale, la Rotta dei Fenici, Lega Ambiente e diverse associazioni culturali ed enti del territorio. La proposta è stata avanzata al sindaco Giuseppe Castiglione lunedì scorso, al Baglio Florio Cave di Cusa, durante un incontro promosso da Lega Ambiente Sicilia nell'ambito della campagna Salva l'Arte Belice 2015. Si è conclusa con l'incontro in prefettura la visita in Sicilia dell'ambasciatore algerino in Italia, Rachid Marif, ospite del distretto produttivo della pesca. Vediamo. Il mare Mediterraneo non ci separa ma ci unisce e dalla salvaguardia di esso i nostri paesi possono trarne sviluppo. La pesca e le attività ad essa collegate sono un veicolo di cooperazione e di pace. Questo è quanto ha dichiarato al termine della sua visita in Sicilia l'ambasciatore in Italia della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Rachid Marif, rivolgendosi al presidente del distretto della pesca Giovanni Tumbiolo. L'ambasciatore algerino ed il responsabile economico dell'ambasciata di Algeria in Italia, Asdin Riash, accompagnati dal presidente Tumbiolo, sono stati ricevuti dal prefetto di Trapani Leopoldo Falco e dal presidente della Camera di Commercio di Trapani Giuseppe Pace. All'incontro hanno partecipato il presidente di Confindustria Trapani Gregory Bongiorno e l'imprenditore trapanese Piero Culcasi. Dobbiamo guardare alla pesca, ha spiegato l'ambasciatore Marif, non solo come attività di mera cattura del pesce, ma come progetto industriale integrato. La nostra cooperazione con il distretto della pesca è estesa a tutta la filiera ittica e l'indotto, la cantieristica, la commercializzazione, la catena del freddo, le attività di trasformazione e conserviera del pesce. L'Algeria ha 1400 km di costa ed ha avviato attività di rigenerazione ambientale al fine di favorire il ripopolamento ittico ed anche su questi temi vogliamo collaborare. L'Algeria e la Sicilia, ha sottolineato Tumbiolo, sono due paesi molto prossimi ed hanno il dovere di collaborare di più. Il nostro rapporto non deve essere soltanto legato alle forniture di gas e petrolio, ma anche all'economia reale e mi riferisco in particolare all'agricoltura, alla pesca, al turismo, al commercio ed all'artigianato. Ringrazio pertanto l'ambasciatore Marif. Di cooperazione fra Sicilia ed Algeria anche nel settore della salicoltura si è parlato nel suggestivo scenario delle saline di Nubia con il sindaco di Paceco Biagio Martorana. Infine, la delegazione algerina è stata ricevuta dal sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone e dalla sua giunta, con il quale hanno discusso di cooperazione nel campo agroalimentare e delle innovazioni tecnologiche. Ho assistito con piacere ad una bellissima manifestazione dell'Istituto Comprensivo Pirandello che con la musica ha ripercorso la storia d'Italia dal Novecento ad oggi. I complimenti della città vanno alla dirigente, la dottoressa Antonina Marino, alla professoressa Fiorella Salvo, ai docenti e agli allievi. Il Teatro Rivoli è risultato troppo piccolo per le tante persone presenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Mazara del Vallo, onorevole Nicola Cristaldi, che ha partecipato portando i saluti della città allo spettacolo di fine anno dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello svoltosi ieri pomeriggio al Teatro Rivoli. Gli studenti, a conclusione delle attività curriculari ed extracurriculari, hanno messo in scena quadri del Novecento. In occasione del centenario dell'entrata dell'Italia in guerra, avvenuta il 24 maggio 1915, lo spettacolo ha evocato attraverso la musica, il canto, i passi di danza e le immagini, luci ed ombre dei fatti storici accaduti nel secolo scorso. Il comune di Mazara aderisce all'iniziativa Trai Esco Energy. Sentiamo di cosa si tratta. Informatizzazione dell'ente e maggior riguardo a quelle che sono le nuove tecnologie da utilizzare per una maggiore efficienza energetica ed un maggior risparmio del comune. Queste le linee guida che su indicazione del sindaco Cristaldi stiamo portando avanti e che cominciano a dare ottimi risultati. Lo dichiara l'assessore alle politiche comunitarie e dall'informatizzazione Vito Ballatore, annunciando che il comune di Mazara del Vallo ha aderito all'iniziativa della Triesco Energy che consentirà al nostro ente di dotarsi di 320 gruppi di continuità ad alta efficienza energetica e da zero costi per il comune. Anzi, con l'installazione di tali gruppi di continuità è possibile ridurre notevolmente i consumi energetici con conseguente risparmio economico per l'ente. Inoltre, sarà possibile garantire la continuità delle operazioni evitando
evitando le cadute di tensione e l'eliminazione dei disturbi, in particolare quelli di brevissima durata che possono causare blocchi o malfunzionamenti saltuari del sistema. Attraverso tale iniziativa il comune di Mazara del Vallo partecipa ad un'iniziativa di efficienza energetica che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto del 28 dicembre 2012. Non solo azioni volte ad una migliore efficienza energetica, continua Ballatore, ma anche azioni mirate che stanno facendo fare passi da gigante al nostro comune per una maggiore informatizzazione. Devo ringraziare per gli importanti traguardi già raggiunti e per gli altri che a breve raggiungeremo, conclude Ballatore, il gruppo di innovazione tecnologica logica del comune di Mazara del Vallo. Domenica 31 maggio si è svolta come da calendario la battuta fotografica del club UNESCO Castelvetrano Selinunte, quest'anno dedicata ai bagli, la civiltà rurale. La giornata, organizzata in collaborazione con l'Unione Italiana Fotoamatori, anche quest'anno ha fatto giungere nel territorio castelvetranese e campobellese un nutrito numero di fotoamatori provenienti dalle diverse province siciliane. Nel corso della giornata è stato percorso un itinerario monumentale e paesaggistico volto alla conoscenza di alcuni tra i più notevoli esempi di bagli, costruzioni rurali del nostro territorio. San Vito Lo Capo conquista le 5 vele del mare più bello. Il meglio dell'Italia per quest'estate si trova in diverse regioni. La località al top del 2015 è in Toscana, Castiglion della Pescaia, seguita proprio da San Vito Lo Capo. Anche quest'anno Legambiente Touring Club italiano assegnano le 5 vele del mare più bello con la Guida Blu 2015 alle vacanze di qualità sulle coste dei mari e laghi italiani, presentata all'Expo a Milano nell'ambito di Festambiente Expo nello spazio di Cascina Triulza. Tra le isole minori arrivano a 4 vele anche Favignana, Lampedusa e Linosa. Riprendono gli incontri con gli autori di libri di fotografia previsti nella programmazione di Trapani in Foto 2015. Oggi, 5 giugno, alle ore 18, presso il Museo San Rocco, sarà presentato il libro A ruota libera di Melo Minnella. Alla presentazione sarà presente anche l'editore Ernesto Di Lorenzo. Altro appuntamento con gli autori presso il Museo San Rocco, inserito nella programmazione degli eventi della quinta edizione di Trapani in Foto. Sabato 6 giugno alle ore 18 Letizia Battaglia presenterà il suo libro Diario 1974-2014 Castelvecchi Editore. L'autrice sarà intervistata dallo scrittore Giacomo Pilati. Non è vero, ma ci credo. La commedia brillante del grande Peppino De Filippo sarà portata in scena al Teatro Impero dalla compagnia teatrale Smile. Un tributo ad uno dei maggiori interpreti e autori del teatro napoletano che la compagnia fondata da Maurizio Rallo rappresenterà proprio in occasione dei 14 anni di attività artistica del gruppo. L'appuntamento è per stasera alle ore 21:30 al Teatro Impero di Marsala. Al centro della commedia brillante in tre atti ci sono le fissazioni e i tic del commendatore Gervasio Savastano, malato di superstizione. Giornata di trekking lungo la strada del trasporto dei Rocchi di Colonna all'interno dell'area geografica del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa si terrà domenica 7 giugno 2015. L'iniziativa, organizzata da 15 associazioni di volontariato sostenute dal CESVOP, si svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte, Legambiente Sicilia, il CAM, Campus Archeologico Museale, la Proloco di Campobello di Mazara, la Rete Museale e Naturale Belicina e con il patrocinio gratuito dei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. La campagna nazionale Bimbi in Bici, organizzata e promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, la FIAB, vedrà domenica 7 giugno ad Erice la sua giornata conclusiva, con inizio dalle ore 9 del mattino circa. L'evento era stato rinviato lo scorso 17 maggio a causa delle avverse condizioni meteo. Lo spazio interessato alla manifestazione sarà il lungomare Dante Alighieri. Previste varie iniziative di coinvolgimento per i più piccini e la distribuzione di gadget per l'iniziativa.
In vista dell'importantissima partita che si disputerà domani tra Juventus e Barcellona, il sindaco della città di Mazara, Nicola Cristaldi, ha dato disposizione affinché venga installato un maxi schermo nella Piazza della Repubblica per consentire ai migliaia di tifosi mazzaresi che lo vorranno di poter seguire la partita tutti insieme. Domenica 7 giugno si celebrerà in tutta Italia la Giornata Nazionale dello Sport. La città di Mazara del Vallo aderisce grazie all'iniziativa della Quinta Commissione Consiliare, supportata dall'amministrazione comunale. Sarà una bella giornata di sport alla quale hanno aderito diverse associazioni con l'auspicio di una massiccia partecipazione popolare. Lo dichiara il presidente della Quinta Commissione Consiliare, Pietro Ingargiola, annunciando che domenica 7 giugno, appunto, si svolgerà nel centro di Mazara la Giornata Nazionale dello Sport. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha incontrato in municipio il calciatore campobellese Davis Curiale, attaccante del Trapani Calcio, il bomber che ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra del Campobello di Mazara e che oggi milita in Serie B, ha regalato la sua maglia autografata al sindaco. Davis rappresenta un grande motivo di orgoglio e di lustro per la nostra città, ha detto il sindaco. A nome di tutta l'amministrazione comunale gli rivolgo i migliori auguri per una brillante carriera. Durante la visita del calciatore in comune erano presenti anche il consigliere comunale Vito Bono, la madre di Davis Curiale e Alessandro Bono, amico di Davis. Tappa a Campobello di Mazara per la 25esima edizione del Giro di Sicilia. Vediamo il servizio di Riccardo De Simone. Organizzato dal Veteran Car Club Panormus, ha preso il via ieri sera dalla Piazza Politeama di Palermo la 25esima edizione del Giro di Sicilia, che in tarda serata alle 23 circa ha fatto tappa a Campobello di Mazara. 150 gli equipaggi iscritti che a bordo di vetture di pregio storico hanno attraversato le vie principali del paese effettuando una prova speciale di regolarità. Siamo qui nella patria della regolarità, Campobello, con tanti amici qua che ci sono venuti a accogliere, da Leonardo Podico, da Giovanni Pellegrino. Siamo felici di fermarci e di ogni anno passare in questo sito veramente importante della regolarità. Quest'anno siamo arrivati alla 25esima edizione del Giro di Sicilia. Abbiamo avuto un numero record di partecipanti, circa 150 equipaggi, tutti partiti da Piazza Politeama e per attraversamento lungo le città di Palermo, le vie delle città di Palermo, fino ad arrivare nella patria della regolarità che è Campobello di Mazara, che altrettanto c'è stata un'accoglienza veramente eccezionale. Tra i partecipanti quattro equipaggi campobellesi, Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Fiat 508C del 1939, Accardo Angelo e Messina Linda su Fiat 1100 del 1957, Leonardo Ippolito e Antonio Rausi su Fiat 124 Spider del 1970, Giovanni Pellegrino e la consorte Antonella Moceri, vice sindaco di Campobello, su Amblin del 1959. Un'emozione particolare, specialmente partecipare a Campobello, nella nostra città, portare anche il lustro di queste bellissime macchine, farle conoscere anche nel nostro territorio. Calorosa è stata l'accoglienza della cittadinanza campobellese e dell'amministrazione comunale, che in collaborazione con la Proloco ha offerto ai partecipanti prodotti tipici, dolci, gadget e materiale pubblicitario forniti da varie aziende locali. Presenta la manifestazione il sindaco Giuseppe Castiglione, che ha fatto omaggio di rose a tutte le donne componenti degli equipaggi. L'impressione non può essere che di gioia per questa grande manifestazione che sta capitando a Campobello di Mazara. Quando mi è stata posta questa occasione, io subito l'ho sposata con gli amici della Prologo. Si sta organizzando questa opportunità di poter propagandare anche i prodotti nostri tipici locali, con l'inserzione di tante aziende locali, il Bar Gingo, che ha dato la possibilità di offrire anche e di degustare dei dolci tipici nostri, di cannoli siciliani. Quindi come è stato fatto un insieme di sforzi per poter portare avanti la nostra città, una città calorosa che accoglie con grande entusiasmo queste meravigliose equipaggi che passano dalla nostra Campobello di Mazara. Al termine della manifestazione i partecipanti si sono trasferiti per il pernottamento presso l'hotel Esperidi di Castelvetrano, da dove nella mattinata odierna hanno proseguito il giro che si concluderà domenica 7 giugno con l'arrivo a Cerda.
Davide Raffaello, 27 anni, centrocampista nato a Latina ma residente a Sabaudia, è un giocatore del Trapani. Proveniente dalla Lupa Roma, che milita nel campionato di Lega Pro, nella stagione appena conclusa il neoacquisto granata ha totalizzato 27 presenze e realizzato 7 gol. Raffaello è stato protagonista con la Lupa Roma anche della precedente stagione in Serie D. È un centrocampista offensivo, arriva a Trapani a titolo definitivo con un contratto annuale con opzione. Il Marsala Calcio femminile ce l'ha fatta, è in Serie B, una promozione che passa attraverso un campionato anomalo partito a febbraio fra mille difficoltà, che ha sempre visto due squadre trapanesi protagoniste, il Paceco 1976 e lo Sport Club Marsala 1912. Una vittoria per parte nella stagione regolare e infine lo spareggio, epilogo crudele per decidere la regina tra le regine. La spuntata è il Marsala per 2-0 dopo un match molto equilibrato e combattuto, disputato sul bellissimo prato del San Giacomo di Salemi. Grande successo per il Twirling Mazzarese al campionato italiano e Coppa Italia di Twirling e Majorette svoltosi nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro. Già nella prima giornata di gare l'associazione Le Farfalle Mazzara ha conquistato il primo successo con Giulia Mirabile, laureatasi campionessa italiana nella categoria senior. Altri due primi posti sono arrivati con il duo accessori Majorette Minor formato da Alice Barbera e Brigitte Genco e grazie al gruppo formato da 13 atlete, piazzamento che vale il titolo italiano e la qualificazione per il campionato europeo di Majorette. Secondo gradino del podio invece per Arianna Cardi nei due bastoni senior e per il duo Minor formato da Chiara Livorsi e Monia Pipitone. Terzo posto infine per Sara Pipitone nella categoria Junior, Arianna Gioia nella categoria cadette e con il team senior. Grande soddisfazione per tutte le atlete mazzaresi, genitori, sostenitori, dirigenti e soprattutto per le istruttrici Maria Cristina Monaco e Giulia Mirabile, capitanate dalla supervisione del tecnico e giudice Tiziana Barbera. E con questa notizia anche per oggi noi abbiamo concluso il TG8 Informazione, ritorna domani alle ore 14. Buona serata.